Eternit. Oh, una volpe. Una volpe? Sì. Eccola là, andiamo. Ah, vedi, è diventata forse... Ci tengono gli animali. Qua su sto palo veramente. Ah, non ho portato la lucetta io. Oggi andremo a vedere una dimora storica qui del Salento. Posto molto bello, particolare, che scopriremo insieme. Che posto? È un patrimonio tutelato, questo l'abbiamo letto, però è lasciata un po' così. Aperta a tutti, qualche scritta ci sta purtroppo.
trovato un riferimento sulla data, infatti ci chiedevamo più o meno l'anno, e qui c'è 1746. Questa dimora storica meritava. Molto. Purtroppo l'altra è stata chiusa ed ci sono videocamere, è scattato pure un allarme. E adesso vi porteremo a vedere una chiesa rupestre antichissima. A few moments later. E abbiamo trovato la chiesa rupestre e adesso andiamo a vedere. È datata tra il VII e il X secolo, cavata nel tufo, soffitto come abbiamo visto 1,90 circa, ci sono 16 affreschi al suo interno. Thank you.
in questo caso ci dobbiamo accontentare dell'esterno perché dentro è chiuso, poi abbiamo visto anche la corrente, ci sta, alcune luci a LED moderne anche sono presenti qua fuori sulla facciata e quindi andremo a vedere un'altra villa che sta qua vicino. Era una masseria del 1755 che è stata successivamente poi trasformata in villa dopo qualche anno. Guardate quanto è bella da fuori. Anche questa è murata, i piani superiori, le finestre. Vediamo se qua sotto c'è possibilità di entrata. Wow, guarda qua, che bella.
questo bagno tondo. Questa villa è stata completamente ricostruita su una masseria risalente al 1755. Nel 1792 fu acquistata da Alessandro Cerulli e la costruzione della villa sulla masseria iniziò nel 1804. I lavori furono affidati a Emanuele Orfano di Alessano, che fu uno degli ultimi architetti del tardo barocco leccese. Nel 1817 la famiglia Cerulli si imparentò con la potente famiglia Bozzicorso. Ciò si evince dalle insegne araldiche sul balcone principale. E qua si notano le insegne araldiche dei Bozzicorso. È sicuramente l'esplorazione più assurda questa che abbiamo fatto. Entrare in questo posto che promette bene. Vediamo cosa troveremo, ma sono sicuro che ci saranno tante sorprese.